Ricordati di dire allo zio lui che ho lasciato il vino rosso e il parmigiano nel frigorifero, mi raccomando. Arrivederci, Daniel. Arrivederci, ciao, Giù. Ciao, ciao, Daniel. Non preoccuparti per me. Ciao, Daniel. Non prendete la macchina, non mi fate male. Ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao, ciao. Andiamo, Daniel. Ciao a tutti. Ciao, Daniel. Ehi, ma quello non è Daniel. Daniel? Chi è Daniel? Ehi, Daniel, vieni qua. Mamma, vado un momento dai miei amici. Sì, va bene, ma te la sei messa la canottiera di lana? Sì, sì, mi sono messo tutto. Mi raccomando, non sudare. Non preoccupare. Non prendere freddo, mi raccomando. Ah, e poi torna a casa presto, mi raccomando. Sono da sola in casa, quindi mi raccomando. Non preoccupare. Stai attento. Sì. Non prendere freddo. Ok. Non sudare. Stai attento. Oh, Daniel. Permesso, scusate. Messo. Ciao. Ciao, Daniel. Ciao. Ehi, Daniel, va a prendere la palla. No, ho fame. Dai, va a prendere la palla. Non vedi come ti guarda quella rossa con i capelli ricci? Ma dove? Dai, quella bionda con i capelli da caschetto. Ma quale? No, quella con la faccia bianca in testa, no. I capelli ricci. Quella bionda con i capelli biondi ricci. Dai, vieni, Daniel, vieni a prendere la palla. Ora basta. Uffa. Oh, Daniel, come ti chiami? Sei venuto a giocare con noi? No, veramente, sono venuto a cercare la mia palla. La cerco io! Facciamo la conta! 1, 2, 3. Ho vinto io! Mi insegni a giocare? No, non è un gioco per ragazze. Posso provare? Prima ti faccio vedere io. Vedi che non è così facile. Posso provare lo stesso? Ah, prova! Hai visto? Mica male per una principiante. Beh, si è fatto tardi, devo andare. Ciao. Ciao. Oh, finalmente mi posso mangiare la mia salsiccia in pace. Mamma mia, che tutto. Ehi, Johnny, hai visto chi c'è? Sì, l'ho vista. Questa radio che ti devo parlare. Non ho niente da dirti. Ho detto di spegnere la radio, ti devo parlare. No, la voglio ascoltare. Ho detto spegnila, basta, no. Mi sono stufato. Porca pupazza, la mia salsiccia! Chi avrà perso questa radio? Adesso gliela riporto. No, non andare, Beh. No, adesso gliela riporto. No, non andare. Allora adesso mi vuoi ascoltare, sì o no? Ma di chi è questa radio? È mia, ma non importa. No, ma guarda, va ancora. Ho detto che questa radio deve rimanere spenta. Ah, non preoccuparti, la spengo subito. Ho detto che deve rimanere spenta. Sì, ma la spengo. Spenta, ho detto. Ma non è così spento. Allora mi vuoi proprio prendere in giro? No, veramente...
Dai, rialzati, c'hai coraggio. Non vi preoccupate, ragazzi, ci penso io. Dai, John. Vergalo. Vai, così. Vai. Vai, 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 così, vai, così, ancora, così, vai, ancora, vai, ancora. Oh, l'abbiamo proprio sistemato. C'è un motto in questo dojo? Sì. Colpire forte. Colpire per primi, senza pietà. Daniel, Daniel, se la... Dov'è Daniel? E chi è questo qui? Dove avete messo Daniel, ti sei fatto male? No, no, sto qui altri 5 minuti, poi dopo vado a casa. Ok, ci vediamo stasera alla festa. Sì, sì, ciao. 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 Quanti bei bonsai che verranno. Ai. Ai, bene, Sam. Ma che bella radio, funziona? No, no, lascia aspetto. Sam, ma cosa ci fai qui? Ah, non sapevo cosa fare. Ma perché non vai alla festa? No, non ho costume. Ma costume ci penso io, te lo darò io. Grazie. Hai ragione. Glielo farai vedere al torneo? Non c'è problema. Ma adesso mi andrò a fare il mio solito spinello. Ma a proposito, dove l'hai nascosto? Nel solito posto, nel bagno dietro lo specchio. Ah, va bene. Guarda, sono tutto bagnato. E anche sporco, sarà meglio che mi pulisca. Ma questo spinello non funziona. Speriamo che la mamma non se ne accorga. Guarda, sono ancora tutto sporco. Speriamo che vada via, perché se non se ne accorgerà. E tu non avrai mica preso il mio spinello? Ma perché? Tu? Cosa mi stai prendendo il cuorecino? No, no, non lo vuoi. Tienilo, guarda che io ho finito. Questa me la pagherai. No, no. Porco, ragazzi, non ne ho avuto abbastanza.
Adesso non hai più scampo. Sei morto. Lasciate stare i nostri panni. Sei la magliette. Sei la magliette. C'è un solo posto dove possiamo risolvere questa questione. L'avevo detto che dovevate scrivere tutto il torneo di karate. Iscrivetevi. Daniel Su, Russo. Dai, iscrivetevi. Iscrivetevi, coraggio, su. C'è posto per tutti. Iscrivetevi. Iscrivetevi. Esiste il pure in questo dojo? No, per service. Esiste lo sconfitto in questo dojo? No, per service! Esiste il dolore in questo dojo? No, no per service! Gli ho detto mille volte di chiamarmi sul service! Esiste la cura in questo dojo? No, per service! Esiste lo sconfitto in questo dojo? No, per service! Esiste il dolore in questo dojo? No, no per service! Ho sentito parlare di un sul service, dove sono le salsicce? Hai il coraggio di venirci a prendere in giro anche qui? Ora ci sistemiamo noi. Fermi! Il ragazzo deve essere lasciato in pace per il torneo. Ma non vede che non ha la minima speranza? Andiamo, Daniel. Ora è tempo che tu ti alleni. Uè, guarda quanti ne ha fatti. Guarda questo, Densa. E questo, guarda. Ah, sei scarso, Densa, guarda. Maestro, guarda questo. No, Densa. Ora è ora di allenarsi. Guarda, questa natura sarà il tuo dojo. Qui imparerai il karate, come qui l'ho imparato io tanti anni fa. Perché? Tu maestro abiti qui? In un certo senso, Dell'Essane, in un certo senso. Capirai. Ricorda, Daniel, con la destra un cerchio, con la sinistra un cerchio. Con la sinistra insaponi, con la destra risciacqui. Con la destra un cerchio, con la sinistra un cerchio, Densa. Con la sinistra insaponi, con la destra risciacqui. Ricordalo, Daniel. Un colpo a destra, un colpo a sinistra, Densa. Un colpo a destra, un colpo a sinistra. Uno a destra e uno a sinistra. Uno a destra e uno a sinistra. Un colpo a destra, un colpo a sinistra, Densa. Bravo, un colpo a destra, un colpo a sinistra. Un colpo a destra, un colpo a sinistra. Destra, sinistra. Un passo avanti, un passo indietro, Densa, ricorda. Uno avanti e uno indietro. Un passo avanti, un passo indietro. Uno avanti e uno indietro. Forza, Densa, un avanti e uno indietro. Uno avanti e uno indietro. Un passo avanti e un passo indietro. Su e giù, Densa. Con la destra prendi, con la sinistra lavi. Su e giù. Con la destra prendi, con la sinistra lavi. Ricordati, Nelson. Su, giù. Su, giù. Con la destra prendi, con la sinistra lavi. Con la destra prendi, con la sinistra lavi. Su e giù. Su e giù. E con la sinistra indietro, Nelson. Con la destra stiri, con la sinistra piedi. Con la destra stiri, con la sinistra piedi. Con la destra stiri, con la sinistra piedi. Vai, Daniel-san. Con la destra stiri, con la sinistra piedi. Bravo, Daniel. Con la destra stiri, con la sinistra piedi. Vai, Daniel-san. Vai. Bravo, Daniel-san. È giunta l'ora di un po' di riposo. Grazie, maestro. Poi continuerai da solo, fino a stasera. Maestro, imparerò mai il karate. Equilibrio, Densan. La cosa fondamentale nel karate è l'equilibrio. Una volta raggiunto l'equilibrio, puoi fare tutto quello che vuoi nel karate. Prova, Densan. Prova a metterti i piedi sul materassino. È impossibile, Denis-san. Riprova, impegnati, Denis-san. Impegno.
È troppo difficile. Concentrati, Benessan. Prova con me. Equilibrio, Benessan! Ricordati dell'equilibrio. Ok, Marcio. Equilibrio è la base di tutto. L'equilibrio è la base di tutto. Sì, ai ai, ho finito gli allenamenti. Bene, Daniel, accomodati pure. Maestro, ai. Cosa stavo facendo quel giorno quando ci siamo incontrati? Bene, io e te dobbiamo parlare. È una vecchia leggenda giapponese. Dice che se riesci a prendere una mosca con due bastoncini da riso, allora puoi fare tutto quello che vuoi. Ricordalo, Daniel. Posso farlo? Certo, ma non credo che la prenderai. Cosa fai? Dato che tu mi hai ucciso, puoi vedere solo tu e io ti difenderò ovunque. Ah, meno male. Donny, il grande momento è arrivato. Anche quest'anno il trofeo sarà tuo. Sì, vincerò senza problemi. Nessuno può batterti. La la, piccolo, duro, piccola sangue. E ora accende il finale concorrente Daniel Russo. Allora, ci andiamo o non ci andiamo a vedere Daniel al torneo? Decidiamoci, perché ormai c'è la finale. Ed ecco voi la finale del torneo di karate. Entrano in pedana Johnny e Lore. Tu sei scalzo. Danny, ti prenderai il cerco malato se non ti metti subito le scarpe. No, guarda mamma, me l'hanno detto loro di mettermi. Non ti preoccupare, sto benissimo. Ti viene raffreddore. Non ti preoccupare, tutto ok. Al centro. Saluto. Una mosca grandissima. Più grossa. Ehi, Danny, sono io, sono venuto ad aiutarti nel torneo. Ah, è vero che ti posso vedere solo io. Ma adesso non hai gran fame, vado a cercare qualcosa da mangiare. Sì, però fai in fretta, eh? Sì, non ti preoccupare. Ma
spezzagli una gamba. Non ce n'è bisogno, posso vincere ugualmente. Ho detto spezzagli una gamba, non avrei certo scrupoli a farlo. Sì, sir service. Vai, John. Vai, vai, Johnny. Al centro. Aspetta un momento, qua ti incastri i calzoni. Al centro. Incastri i calzoni dentro. Scoppio regolare, munizione all'ora. No, vado alla festa in costume, venite anche voi. No, finalmente abbiamo deciso di guardare il torneo. Hai combattuto con coraggio, ma... e ricorda che l'importante è partecipare dal sì. massimo di se stessi. E guarda che stupendi bonsai che questi stupendi bonsai che verrebbero dal di qui. Ma maestro, maestro. Ai. Ai, ai, mi sono rotto una gamba. Non può fare qualcosa. Champions, we are the champions.
searching for deep in the night. A dream is born, one that you can't